Per quale motivo questo cane, che stava scodinzolando e sembrava tranquillissimo, arriva a mordere il poliziotto, che sembra avergli fatto poco o nulla? Ve lo spiego io. Ognuno di noi ed ogni cane nasce con una predisposizione innata a rispondere a determinati stimoli in un modo ben definito. In questo caso il poliziotto va a creare un'interazione tattile che porta i recettori presenti in questa zona ad inviare un impulso al cervello. Il cervello genera una risposta, quella dell'aggressione. Ma è lo stimolo che è stato messo in atto da parte del poliziotto ad aver innescato questo? Quindi la colpa è sua? In realtà no, perché davanti a questo stesso stimolo o a stimoli anche molto più intensi, non tutti i cani avrebbero risposto allo stesso modo. In realtà un altro cane magari avrebbe iniziato a scodinzolare, avrebbe cominciato a giocare, a voler interagire con il poliziotto. Un altro ancora gli sarebbe saltato addosso, un altro invece si sarebbe terrorizzato e sarebbe fuggito via. Tutto ciò non è determinato dal vissuto da parte del cane. Abbiamo determinati cani che se vedono un fantoccio muoversi vogliono andare a prenderlo, ad altri invece non gliene frega assolutamente nulla. E questo è figlio della selezione. L'essere umano ha selezionato una dote genetica che si chiama docilità. Questo cane presente nel video ne è sprovvisto. Questo è il motivo per cui risponde con questa aggressività. Questo cane non è stato mai picchiato, questo cane non ha subito violenze, il poliziotto non ha commesso nessun errore. Il poliziotto non è il responsabile di questa reazione. Per farvelo capire, vi faccio un esempio. Abbiamo qui Alissa. Buongiorno. E Mirea. Buongiorno. Proveremo a fare il solletico ad entrambe e vedremo quali saranno le loro reazioni. Partiremo da Mirea. Mirea, ti faccio solletico. No, basta. Ok, questa è la reazione di Mirea. Questa qui invece è la reazione di Alissa. Possiamo fare anche di più? Alissa non soffre il solletico. Ne hai mai sofferto nella tua vita? Mai. Tu invece, Mirea? Decisamente troppo. Non hanno subito niente queste due ragazze. Mirea non ha subito nulla, Alissa non ha subito nulla. Semplicemente sono nate con questo tipo di predisposizione. Quindi non è lo stimolo che viene presentato ad innescare la risposta, ma è lo stimolo che viene presentato che va a confrontarsi con le caratteristiche genetiche del soggetto, a portare il cane ad avere una determinata reazione. Ma quindi un cane che ha queste caratteristiche che è segnato a vita? Assolutamente no. Proprio a questo serve il Bow Test, per vedere quali sono le risposte e le caratteristiche del vostro amico quattro zampe. E proprio a questo serve Scuola per Cani Pro, un percorso all'interno del quale si farà un lavoro di abituazione che dovrà consentire a voi di poter fare tutto quello che volete col vostro amico quattro zampe. Ovviamente, se un cane ha una bassa docilità e non gli piace il contatto fisico, non dovrà essere toccato da tutto il mondo, ma voi dovrete, per il suo bene, poter intervenire in qualsiasi occasione.